Amalfitana presenta La Mancinelle. Ischia bella, Ischia marrana, da te ritornerò. Abbracciami!
pantaloncini. Agli angoli degli occhi, sotto pigrizie amiche, prepara a morte nostalgia. Passa più parti, lampo di tempo indietro, indietro secoli e sempre, come sempre. Cambia, se non adesso, a morte. Alla viola nasce il pensiero e posso ancora muovermi, venirti accanto e senti la corteccia vecchia e inutile. Per sempre, di Roberta Panizza. Il soliloquio ad orbite ci cattura il nostro sole e vaghiamo nella profonda quiete del noi. Altri pianeti percorrono il grande cielo mascherato d'eterno e silenzioso. Ma noi disconosciamo il tempo, intrecciando nel rotondo danzare le nostre aritmiche melodie. Pulviscoli di solitudine, orfani di proprie gravità, ci superano accanto bisbigliando le loro scandalose profezie.
A noi, a tutti. Il Dragone, un'associazione Dila. Compleanno di Bruno Mancini, una persona veramente stupenda. Il mio braccio destro, Antonetta. Poi la mia braccia destra, Palletti. E tutti quelli che si vogliono identificare in questo giorno così particolare, che credo che però questo giorno voglia dire, lo lascio con una massima molto importante: rispetta il passato, vivi oggi e pianifica il futuro. Il passato sì, di quest'isola è stato veramente glorioso, però ormai sta in qualche angolo remoto della nostra vita, almeno chi l'ha vissuto. Il presente è oggi, lo viviamo, però quello che è importante è che bisogna fare è pianificare il futuro. Questo primo maggio dovrebbe essere un giorno importante, non di adesso per ripartire, ma un giorno per essere pianificato sempre in tempi non sospetti, perché questa isola deve avere il fulgore, gli anni forti del tempo che fu, di questa isola che veramente ha sbalordito il mondo. Adesso anzi ve ne dico una bellissima poesia proprio per questa isola. Languido, placido e sereno, smarrito in sì stupendo velo, lo sguardo in altio meno per trovare sollievo in cielo. Oh, che mistico spettacolo, ma quest'isola è davvero un gran miracolo. Osserva la cometa che sovrasta la pineta. Ecco che è quell'Ischia. Signori e signori, auguri, adesso apriamo la bottiglietta per festeggiare i 37 anni, i 73 anni. Ah, ah! Primo maggio, festa dei lavoratori.
con un augurio. Fantastici ed esuberanti, personale del bar Calise a Casamicciola, pietra miliare dell'isola che fu, con un augurio. Ebbene, il passato non torna, ma possiamo far sì che non solo ritorni, ma che abbia maggiore energia per noi, ma soprattutto per i giovani. A Ottolo. Poi vi leggo una poesia a caso del premio 8 milioni. Mancini, Roberta Panizza, Dila da Ischia Lazio. Lo stiamo preparando il nuovo libro, speriamo che lo sponsor sia quello rispettatamente l'amore. Avvolto dalla mano della guerra, serva del potere, spinto dalla sede di vendetta e giustizia, questo pianeta ferito geme e sangue, separando mani, volti, sguardi, sempre più indifferenti gli uni agli altri. Quando si è sul punto di non farcela, quando l'orizzonte si oscura, sembra frantumarsi come cristallo, precipitando a terra in mille schegge di follia. D'improvviso, l'arcobaleno, a segnare una via per risalire, e l'arcobaleno dell'amore che inaspettato in qualsiasi stagione della vita arricchisce e trasforma cuori, animi, pensieri, unendo le diversità, accorciando le distanze tra popoli e nazioni per accogliere l'altro che ci viene incontro dal fondo di una strada sconosciuta da percorrere insieme. Questo qua, e questo voglio che lo firma Bruno Mancini, uno a disposizione del personale, un altro questo. Lei da dove viene? Ischia. Perugia! E allora gli dobbiamo... Verona! Verona! Ma è la città più bella del mondo! Allora dobbiamo farci vedere. Tanto noi il libro lo riportiamo qua. Questo è il premio internazionale di poesia. Verona, non Perugia. Verona! Verona! Come i nomi? Alessandro, Marco. Grazie, per fatto. Grazie, la sua lettera c'è a disposizione qua per il Marco. Bello. Ma sono bellissime poesie. Allora, vedete, questo è all'Expo di Milano. Sì, siamo andati all'Expo di Milano, è stata una cosa molto bella. Anche quest'anno, dico, all'Expo e al Book City. Questo è il primo esempio in Italia di un volume antologico con la pubblicità all'interno. Non esiste nessun tipo di altra produzione. L'antologia il motto di quest'anno era le 4S. E non mi spiego. Praticamente
un libro di poesie, 400 copie e un best seller. Noi ne stampiamo 5.000 e li facciamo leggere a 4 milioni di persone. È una roba un po' diversa. Una mezza birra. A Milano che sposo eravamo? Eravamo al Teatro Parenti. Vuoi un po' di birra, Bruno? Via Lombardi, Pier Lombardi. Siamo stati lì. Anche con il Book City. Il Book City praticamente è l'evento che è preparato dall'assessorato alla cultura di Milano, sempre per Expo in città, però con la sponsorizzazione e comunque la collaborazione della Fondazione Rizzoli, Corriere della Sera, Personelli, Camere di Commercio. Questo è il posto ora che facciamo. E noi siamo stati. Un sorriso di amore smeraldo. Lastricato sono tutte quelle pietre che uno percorre. Questa è la massima di questa valle qua. Prendere un po' d'acqua, se in realtà salute e soldi è successo con una massima. Guarda dentro di te, non troverai maestro Buon divertimento.